Eh sì, caro socio, ci siamo quasi, perché è l'ultimo gradino. Da questo gradino in poi si entra nella storia, sicuramente. Noi, almeno a raccontarvela questa storia, ci vogliamo essere. È ritornata la formazione tipo di Billiard Channel con Mirko Bianchi in regia, suo assistente Fabian Arc, e laggiù c'è Tom Ruban alle riprese. Questo applauso che sentite sotto è l'applauso dei tanti spettatori presenti qui a godersi questo quarto di finale dal palazzetto Expo, dal padiglione Expo di Calangianus, per seguire il quarto di finale del 25esimo campionato del mondo tra Andrea Quarta e Paolo Infortuna. Ci facciamo dire anche il nome dell'arbitro, perché ha un nome. Benny Musing. Perfetto, sei arrivato, arrivi sempre prima. Ah, c'è anche il mio socio, c'è Nicola Biondi. Ciao socio. Ciao Gianluca. Perché ti avevano visto, allora non ho detto niente. Immagini che sentirete e vedrete, commento che sentirete, immagini che vedrete registrate non appena terminerà la diretta Rai. Con il commento di Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola. Allora, vediamo un po' il tabellone di questo campionato del mondo. Un attimo, che un paio di derby italiani, quello vinto da Natalino Scorza contro Matteo Gualemi per 4-2, ve l'abbiamo trasmesso in diretta. Faccio anche una premessa: allora, siamo saltati negli ultimi 20 punti, non è colpa nostra, ma è YouTube che ha interrotto la diretta, ha bloccato il live. La partita è stata caricata fino al momento in cui ci ha bloccato YouTube. Esatto. Noi gli abbiamo mandato tutti i dati a YouTube, quindi sono loro che devono recuperare i file che gli abbiamo mandato, il video che abbiamo mandato, quindi speriamo possano sistemare, se no ci potremmo perdere per sempre il finale di partita di Gualemi Scorza. E questa non è una bella notizia. Bella notizia invece c'è nella parte alta del tabellone del 25esimo campionato del mondo. Sicuramente un finalista sarà italiano, perché nella parte alta abbiamo Rizzo che se la vedrà con Marcolin e Infortuna con Quarta, la partita che stiamo seguendo. La parte bassa vedrà impegnati Severino Marchioretto, grande prova di Severino, con Gustavo Longo, e Dieguez se la vedrà con Natalino Scorza. Quindi sicuramente faremo anche una capatina, si dice capatina? Capatina si può, come dice, come che si capano i bruschini. Allora, all'Acchito, titolare della palla bianca, Paolo Infortuna. Va di gancio che risulta essere un po' lungo, e Quarta risponde con un pelo di palla anch'egli lungo. Allora, il pronostico non te lo posso chiedere, non ti posso chiedere niente, però che ti posso chiedere? Ti voglio mettere in difficoltà, socio. Hai mangiato bene, socio? No, perché sono stato a digiuno. Sono stato a digiuno perché sono mangiato tardi a mezzogiorno, quindi non volevo appesantirmi per essere lucido a commentare il quarto di finale. Non si salva Infortuna sul gancio. Girone per Andrea Quarta, la solita palla telecomandata in angolo per il cannibale, e tre birilli per lui, e si presenta così. Comunque, guarda, io non faccio pronostici, però dirò anche una cosa scontata: secondo me loro due in questo momento sono i giocatori che hanno fatto vedere più cose belle, e secondo me sono i giocatori più in forma. Poi questo non dico ci altro. Metto Severino Marchioretto, perché anche Infortuna arriva alle selezioni. Sì, sì. Così come Marchioretto e Scorza. Scambio di rimpalli nella parte superiore del tavolo. Meno brillante questo di Andrea Quarta, che concede qualcosa ad Infortuna. Penso possa battere il giro.
vede questo. Ah sì. Solo due punti, un po' di rammarico qua per infortuna. Si confidava che l'impatto della palla avversaria vicino alla sponda lunga, vicino alla sponda corta, aprisse di più la traiettoria del quarta, giro. Quarta nel cuore del Castello, sei punti. Six. 14-2. Quarta, terminò proprio al quarto di finale la sua avventura di Pistoia e lo fece perdendo contro Santi Caratozzolo, uno dei finalisti non è più in gioco, ne ha avuto la meglio Paolo Marcolin, che ha rimontato da 0-2 a 4-2. Sì. Un po' di rammarico per Santi, perché effettivamente il sesto set aveva avuto una buonissima occasione per chiuderlo, solo due punti in una raddrizzata, proprio mano sul panno, bidi abbastanza vicine, ha realizzato solo due, e poi Marcolin qualche tiro dopo è riuscito a chiudere con un filotto di terza passata proprio presa all'ultimo tuffo in apertura. Alza su questo traversino in fortuna, va sulla palla di prima, una bella uscita, una bella divisione di Paolo. Sembra che Andrea sia già bello quadrato sulle forze. Bricolla per il Salentino. Andrea in apertura. Difende. Vediamo se in fortuna andrà senza o con l'effetto per questo 2 a scendere. Decide di andarci liscio. Trova piena la palla avversaria, realizza un pallino da 3. Pallino da 3 che non gli consente però di difendere. Quarta, giro con la mano sul panno. Lo batte a ingaruffare, esplode il Castello. Vediamo se trova forza, anche la misura. Mamma mia. Ci vuole cuore a ingaruffare, a piantare l'avversario. Al centro, fino al centro del tavolo, sì, ci vuole davvero cuore. 10 punti, 24-2 per quarta. Quarta, antenne non alzate di più. Proprio. Vediamo se arriva di forza questo disimpegno di due al volo per infortuna. Sembra proprio di sì. Ti salva molto bene Paolo, che ancora oltre a quella piccola conclusione, l'opportunità di giro, non ha avuto molte altre occasioni per marcare. Quarta, sul piano della palla avversaria, creare questa smezzata difensiva. Qui ci volerà un filo lungo forse, ma no, ancora no. Dentro. Veramente infortuna, per rimanere agganciato deve trovare qualcosa per ora di calcio, perché quarta sta chiudendo tutte le strade. Per adesso Paolo non ha ancora trovato il Castello. Buone le forze anche per lui, che sono sicuramente segnale di feeling con il tavolo. Garuffa per quarta. Anche lui molto vicino al birillo esterno dell'italiano. Penso che qualcosa abbia a disposizione in fortuna. Fortuna, ma piace so. Particolarmente il giro volante e il pallino da 4. Questa è la porzione che vede, essendo abbastanza generale, quindi mezza palla circa, qualcosa di meno. Però penso che poi andrà a giocare il passaggio. Passaggio che gioca cercando di bilanciare dalla scarsa. Ed è difficile bilanciare quella palla dalla scarsa.
di due Andrea con poco effetto. Andrea se la guarda fino alla fine. 6 punti. Grande partenza di quarta, che fino adesso non ha sbagliato veramente una forza. A parte la conclusione di giro da 10 e quel girone da 5, però molto preciso in apertura, molto preciso nel trovare tutte le forze. Gli risponde in fortuna, ma solo con 2 punti, ma più che altro non difende. E qui sfaccio di palla grossa per il... Sei sicuro che vada di sfaccio? Io non ne sono certo. Con quel pallino può andare anche di 4 Gianluca, ma va di sfaccio. Giocato subito sul filotto, attenzione alla battente, questa arriva, a parte che andava sullo stretto dei virilli, ma qui Andrea si è giocato il massimo e l'ha anche realizzato. 44-7. No, l'ha fatto da 3 il pallino. 13. Risponde Biglia per infortuna. Pallino che potrebbe dargli qualche soddisfazione, ma entra troppo. Gli dà la soddisfazione di essere realizzato, ma niente di più. Sposta il pallino nell'angolo. Quarta, vediamo se va di prima o di terza, credo di prima. Ancora rosso per quarta. Si chiama dato. Confidava molto nell'impatto col pallino da 3. Però anche qua è una conclusione che quarta ha badato a marcare. Al fisso a girare, sì. Ma non gira. Qualcosa di colpo, infortunato. Di girone, arrivo pallino. Sì. E guarda, no, che se passa, peccato. Non passa dal rimpallo. Quarta, sarebbe la seconda volta in una competizione ufficiale che si becca questo tiro. Se l'è beccato in finale nel quarto, nella semifinale del campionato italiano con Maggio, e gli fece un capolavoro. Qui ci è andato vicino in fortuna. 6 punti per quarta, va vicino al pallino, molto probabilmente perderà Steola, ma è già 55 quarta. Anche pagando biglia libera, fortuna al meglio potrebbe arrivare intorno. Intorno a quota 30 più o meno, nemmeno 13, 25. Qui quarta se la sfaccia, può fare anche partita sul colpo. Pallino da 4 e sfaccio. Ma difficile quello. Non penso gli dia quella forza. Più piano lo può fare il primo a 4. Eccolo lì, guarda. Esatto. No, non lo fa per un niente. No, cioè non quindi per lo sfaccio. Non cioè quindi per lo sfaccio, sì. Forza. Anche perché se per caso o ne prendi un graffio o gli voli davanti. Sì, infatti. Arrivano tutte e due nei birilli. Ancora Steola per tanto Marchioretto avanti 49-34 contro Longo. Ancora Steola per infortuna. E ancora quarta a cercare palla. Vediamo con che idea. Scorza anche lui avanti 38-28 nel primo set. Mentre ancora deve iniziare il match tra Rizzo e Marcolin. Ma la semifinale di Pistoia. Sì. Fu Rizzo Marcolin. Sa di sì, sai. Proviamo ad andare. Ci guarda. Sì,
Bravo Bianchi. C'erano due di semifinali. Di semifinali in un torneo ce n'è due. Grazie. Non scappa niente a questo ragazzo. Americana. Pallino 3. Arrivo pallino. Giustamente ha provato questa Carattozzolo, soluzione. Spadaro, Rizzo Marcolin. Sai, forse sì. Carattozzolo, Spadaro, Rizzo Marcolin. Sì, ci sta. Carattozzolo, Spadaro, Rizzo Marcolin. Sì. 4-2 finì per Rizzo. Che e chiude quarta con il pallino da 3. Un set praticamente perfetto per quarta. Pubblicità. A 0 per Severino Marchioretto contro Gustavo Longo, parte bassa del tabellone dove ci sono due incontri Italia-Argentina, mentre nella parte superiore se la giocano solo italiani. Quarta e infortuna Marcolin Scorza. Marcolin Rizzo, scusate, abbiamo appena detto. Quindi una bella rivincita per. Sì. Eccoli qua, i parziali 41 per Scorza, 40 per Dieguez. Biliardo 7 ancora, come vi avevo annunciato, ancora non è iniziato l'incontro, sono ancora in prova biliardi, hanno dato qualche minuto in più a Marcolin che è stato l'ultimo a terminare l'ottavo di finale con Carattozzolo, un match tiratissimo. In accosto, quarta. Forza. Benjue. Ottima, sì. Vediamo se ci regala anche un massè a rientrare o se semplicemente tira zig zag, quindi sponda lunga difesa nelle idee di, quindi passerà prima all'interno del castello. Vediamo dove arriva la bianca. Era difficile a trovare dopo 28 metri trovargli anche la palla a colla, insomma. Sponde biglia per quarta col pallino ad allargare il castello. Quarta lo prende in pieno il castello. Ricordo un periodo della carriera di quarta dove pagare spondeviglia con lui significava due volte su tre perdere il rosso. Spondabiglia anche per infortuna. Che forza questo spondabiglia. Buon per lui che il rimpallo gli porta in dote un 4. Però traversino per quarta. Vediamo se lo gioca di misura. Quindi giocherà la gialla colla. L'avversario a passare il castello di una ventina di centimetri. Tre birilli per Andrea. Sì, l'ha tenuto più corto infatti rispetto alla forza standard, e la sua non è andata a colla, anche se ho l'impressione, Nico, che queste palle qua non abbiano staccato proprio una meraviglia. Sì, si è fermata subito la misura a terra. Infatti. Risponde di calcio, infortuna sul largo.
buona, si salva dentro egregiamente. Però chiaramente non era una difesa da potersi mettere in tasca la biglia, lascia una tre sponde sul quadrato inferiore, sul quadrato opposto a quarta, che ha un po' di scomodità andarci di tre. Alla fine forse il cannibale propende per le due, eh? No, sempre per le tre. Andiamo pure lo Strator, Mirko. Qui l'intercetta larga e lascia traversino. Non ho capito la forza, sinceramente, qua. Sì, perché per affondare corta, era un po' per corta, la misura sì. È palesemente lunga. È partita una via di... Anche a quarta può succedere che non gli parta proprio gigliata, la cosa. Traversino di 3,5. Anche usando forse la posizione del pallino, chiaramente infortuna. Gli ha dato parecchio colpo in testa, visto che ha girato stretto la sua palla. Cercato di arrivare fra il secondo e il terzo diamante con la sua, mi sa che Steola però non è riuscita a trovarla. Si mette a meno 2 da parte di qua, da quarta e giro a richiamare la sua biglia nel quadrato superiore. E quarta, ancora 10. Dentro e ancora 10. Se lo tiene sui tiri schematici, no? da scuola, roba dura sul facile, sta andando a 200 all'ora Andrea, giustamente fa quello che può Paolo, non sta sbagliando praticamente niente Andrea quarto. Solo due punti per l'infortuna e altra occasione frontale per sguardo per concentratissimo per quarta. Giocata di sfaccio. Cinque punti per lui su questo sfaccio. E qua forse tira l'americana ancora. Penso che attacchi qua per lo sfaccio, amico. Però sai, fortuna le ha, eh. Però cioè, l'americana anche il pallino, sì. Però sai, sì. Deve interrompere un po' queste serie, deve cercare di limitare Andrea, perché giocare questo sfaccio non ti dava una garanzia di mettere a posto, perché impattavi molto probabilmente sul pallino da 4. È vero, si trovava attardato, aveva bisogno di una buona marcatura. Striscio per quarta, passa nella terra di nessuno, però avvicina la sua biglia molto all'angolo e rimane in difesa diagonale, dovrà andarci a stecca alta. Intanto scusami Nico, 1-0 di scorza con Dieguez. No, bella notizia. Negli scontri Italia-Argentina siamo in entrambi avanti. Parabola per infortuna, rimpalla, vediamo se il pallino gli corre incontro per difendere. Tanto qui lo Strator è inutile perché è il passaggio, proviamo comunque a vedere. Questa sarebbe un tre quarti, una mezza palla che potrebbe servire per la fila di prima, però il passaggio qui è molto radente. Insomma, anche perché se prendi il pelo di pallino gli fai anche il fisso. Oltretutto. Quarta secondo me la guarda, ma secondo me non la rischia. A posto. Come si diceva. Più la guardi e più che non la tiri. Eppure ha
E addirittura la vedeva grossa. Addirittura ne ha vista troppo. Buone notizie per il calabrese di Reggio Calabria, che ha anche una possibilità offensiva. Questo sfaccio. Intanto Scorza realizza 10 di traversino e si porta ancora avanti nel... Non si apre più nei birilli, però conduce molto bene le biglie, entrambe sull'asse longitudinale del tavolo, e obbliga quarta ad un 2-3. Applausi per Marchioretto. Severino, che mondiale ha tirato fuori, eh? E ancora non è finito il mondiale di Marchioretto. 33-16 anche nel secondo set Marchioretto. A Monte Rotondo saranno aggrappati agli lampadari. Sono venuti in tre oggi a tifare Marchioretto. E loro da quel lato lì sono abbastanza fortunati, perché vanno a Civitavecchia. Sì. Però è una notte di navigazione. Ci puoi mettere anche molto meno per venire in Sardegna con l'aereo. Sì, però mi è sembrato di vedere dei prezzi non proprio popolari, soprattutto per il rientro. Quarta, ancora segna anche di Garuffa. Per ora un quarta imparabile. Qualcosa in più poteva fare, specialmente in questo set, Paolo, ma quarta sta proseguendo con una marcia difficile da arginare. Adesso ci prova ad arginarlo. Infortuna lo costringerà all'accosto. Corta non è questa, eh? No. Però guarda. Un per quarta che l'ha presa e l'ha staccata non sul lato lungo del tavolo, ma sul lato corto. Qui al giro a richiamare la battente sulla lunga, questo è impostato quasi appena da scarseggiare. Vediamo dove di riesce. Passaggio solo 4 per infortuna, ma non difende. L'ho letta male io, e però allora se era così era proprio brutta. Non è che avesse tant'altro, però valeva la pena allungarla allora, perché è difficile trovare quadratura. Arrivare fino alla buca, quarta, perfetto anche qui, in questa conclusione. Questa si gioca di colpo in testa, una steccatina secca, tac, la tua rallenta e quella tua si chiude. Anche perché è una steccata che ti permette di sfruttare una porzione di palla più grossa rispetto a quella che gli occhi ti dicono. Passaggio, pallino 3 per infortuna. Ci guadagna la difesa. Obbliga la divisione Andrea. Con qualche possibilità di marcare anche 3. Sì. Anche se questo pallino è abbastanza staccato da sponda. Sì, anche perché non starà sulla grossa rischiando il rimpallo, immagino, Andrea, quindi il 3 costituisce bersaglio. Questa gli è rimasta nella stecca. No, arriva. Arriva? Arriva e come? Pensavo fosse corta, guarda. Qui tra l'altro infortuna deve andare al volo dalla parte lunga. Fino adesso medie molto alte per quarta, però se noti un paio di difese sempre forza giusta e poi affonda, un paio di difese e poi affonda. Qua Paolo si sta un po' innamorando. Ora mi piace Paolo.
manda lo Strator Mirko. Vediamo se riesce a riquadrare nel centro. E come giustamente stavi dicendo, preparazione, attesa dell'errore e affondo finale. Per adesso tattica che gli sta riuscendo benissimo. E quarta ancora sul filotto. Addirittura tiene bassa di forza. Si permette una licenza poetica con questo due passate e mezzo. Sì, qui la Bianca ha fatto un percorso un po' curioso, sì. Specialmente in terza. 53-26. Sul largo questa Garuffa difende. Guarda, decide di andare di Garuffa. Garuffa non mi entusiasma qua. No, neanche a me. Però. Anche a sapere di prenderla così non mi entusiasma. No, è chiaro, perché se la prendi appena più in là. No, ma poi così lasci una candela, cosa che al volo potevi fare il pallino da 3, potevi fare il pallino da 4. Ecco, non offri il fianco a un possibile capolavoro che per fortuna di quarta non c'è. Però comunque, però, prendendo almeno meglio un birillo su questa candela con questa forza, vai adesso al volo fondamentalmente. È una situazione molto più brutta della precedente. Fosse stata dentro all'acchito del pallino, niente da dire. Sull'acchito del pallino, ecco, pensavo che quarta andasse al volo. Alla ricerca del pallino da 4, quarta, questa è tutt'altro che casuale, fa parte assolutamente delle possibilità di questo tiro. Risponde Biglia. Per infortuna, oppure a girare per levarsi dal pallino. Dal quadrato, scusami, del pallino. Ben giocato. Anche se le speranze per quarta sono proprio, per infortuna, anche in questo set sono ridotte al lumicino. Mamma mia, Marchio Retto ha tirato fuori un'americana da manicomio. 49-33 per Marchio Retto. Mamma, come sta giocando Marchio Retto. Ogni tanto lo vedo e gli vedo fare solo capolavori. Infortuna, mezza Garuffa. Non ha, di sponda ha realizzato poco e nulla. Giro per quarta. Un punto per aggiudicarsi anche il secondo set. Punto che arriva qui 2-0 per quarta. Tutto bene per il Cannibale. Pubblicità. Seguendo attendiamo che finisca la pubblicità Rai, ma nel frattempo noi ci gustiamo. Mirko, ce la fai andare con la motorizzata sul tavolo di Marchio Retto? Un super Marchio Retto sul tavolo 3. Un po' di, dai, qualcosa vediamo sicuramente. Andiamo un po' se ce la facciamo. Là. Vai. Ma
Tanto Longo al volo. Ha bevuto, eh? 4 punti. La gialla è di Longo. Ah. 7 bolle per andare 2-0. Ma quant'è Marchioretto? 53. Dai Severino, su. Su che c'è anche questa, 2-0. Bravo Severino, favoloso Severino. 2-0 per Severino Marchioretto. Oh. Intanto ha chiuso Rizzo il primo set in suo favore su Paolo Marcolin. Sarebbe da vedere anche Scorza, vediamo a quanto è Scorza. Intanto Dieguez ha sbagliato un traversino. Ah, 43-26 e 1-0 Scorza. E adesso fisso. Può battere un fisso, eh? Non siamo messi male, ragazzi, non siamo messi male. Sì. E 10 punti per Scorza su questo fisso, quindi 53. Tensione, sbaglia subito l'Akito, infortuna. Attenzione, dai. Eccoli intanto qua gli azzurri che hanno lasciato anzitempo il mondiale. Ballotta, Primon, Caratozzolo, Spadaro e anche Marginesio. Ai. E quarta. Ogni tanto. A me quarta però mi piace anche quando sbaglia ogni tanto, perché eh sì. Fino adesso non aveva sbagliato uno. No, anche perché insomma non ci fa deprimere proprio così totalmente. Risponde Biglia a intestare, rimpalla in fortuna. È già il secondo rimpallo che prende Paolo. Dici che la spara di grossa? No, non credo. Tenerone. Cioè, secondo me la spara, ma la sbaglierà sul pallino. Sì. Ecco, sparata così, sì, mi no, piace. Sparata è una palla grossa, eh. Sì, sul pallino è una palla grossa. Poi dopo se allora la palla lì era proprio appiccicata. Bello quello lì. Ma sai, giallo, non è che scopriamo niente di quarta. Ma non ho, tutte le volte mi no, sorprende, no, ma mi fa invidia, Quattro per infortuna che però rimane di fisso qui sfortunato il calabrese. Otto punti per quarta, vediamo se riesce a nascondersi dietro al pallino. 8 punti e Steola perfezione. Eh sì, questo fisso guadagnato dopo una Steola casuale. Marchioretto è già 22. Marchioretto è già 22. Scorza 56-34 su Dieguez. 5 sponde per infortuna. Prende proprio il punto. Questo non è il punto marcio. Un punto per perdere il girone. No. Chiedeva, ma eri in diretta? Mirko Bianchi ci chiedeva se il campione del mondo tanto, scusa, aumentava nel di categoria. Quarta. Ha tirato fuori questo girone. E forse è la terza Steola consecutiva. No, ma quasi.
quarta, riferendosi a Marchioretto, diceva: ma il campione del mondo, qualora fosse, cambierebbe categoria? No. No, però molto contento. Avremo un master felicissimo. Avremo un master felice qualora vincesse Marchioretto. Pallino da tre per infortuna. Qui si sono avvitate. Giorgio. Parecchio avvitate. Girone di calcio? No, non c'è, no, l'ho visto dall'angolo. Allora, l'angolo. La vedevo dallo strato, sembrava più avanti di quattro dita la palla. Qua dovrebbe averla anche Paolo. Stesso tiro. Vediamo se avete il rimpallo. Bravissimo. Bisogna, secondo me, di una serie dove prende un po' di fiducia Paolo. Eh sì, anche perché così quarta per ora sembra avere proprio il controllo di tutto, eh. Passaggio a vuoto per Andrea. Un paio di esecuzioni piene che lo mettano in fiducia, che lo portino ad avere, a capire quanto è forte. Tanto incredibile che Scorza ha perso da 56 a 34, sì, il secondo set. Qui in fortuna ha realizzato 10 punti. Quindi 1-1 Scorza. Andrea giù sul filotto, 11 punti. 32-24. Come sono terminate? Ci fai vedere, Mirko, il replay per cortesia dell'esecuzione di infortuna, quella prima di questa di quarta, per capire come mai sono terminate così le biglie. Ha fatto 14 e l'ha spostato il pallino, non riuscivo a capire. Perfetto, grazie. 24 in fortuna, 32 quarta. Pallino 3? Secondo me sì. Idea di pallino 3. Ma forse no. È stato solo un pallo di schiaffo. Buona. Tanto quarta anche di Bricolla. Grazie Mirko. 36-26 sullo stretto invece. Fortuna che accarezza il birillo ma non cade. Ribadisco, non so se sei d'accordo con me, che la chiave di questo match, al di fuori che Andrea sta sbagliando praticamente quasi niente, è la mancata realizzazione di sponda di infortuna. Sì, sono d'accordo. Sul largo Andrea, che anche qua chiede scusa, scusa un po' particolare, però Andrea si è accorto che gli era partita lunga e ha preso l'unica porzione che gli comodava
sì, rispetto alla forza che gli aveva impresso. Al volo di una infortuna. Oppure un'altra spiegazione potrebbe essere che aveva fatto un po' una gestualità, pensava di averla lasciata quarta e poi alla fine l'ha presa. La 2. Dici, eh? Ora ce la fai vedere al replay se quarta ha fatto un gesto di stizza, perché pensava di non prenderla forse quarta. E poi alla fine è successo quello che ho detto io, sì, cioè nel senso, è partita un po' più forte, mi si è allargata tanto. Ce la fai rivedere dopo questo. Qui girone, arriva pure a 3. Sì, ha richiamato. Deve evitare il rimpallo. Ha portata nell'angolo di qua. Sta prendendo la più scarsa. Insomma, che dici? Va. Avete visto, ha fatto quel gesto con la mano. E infatti poi gli ha chiesto, okay, gli ha chiesto scusa perché pensava di averla lasciata. Questa palla qua, quando dicono del brutto, ce l'hanno con lei, proprio. Questa palla è un po' lo specchio della partita, per infortuna, che un goccio di più, sì. No, non credo che l'abbia tenuta dentro, cioè non l'ha tenuta dentro, per gli esseri umani è dentro, perché sì, riuscite anche a scambiare, con molto margine. Hai visto com'è semplice, socio? Te non la volevi tirare. A volte è avvilente, Andrea. Tre sponde di calcio per infortuna. Vediamo con che forza. Sta sullo stretto per il pallino 4. E questa è una bella palla davvero. Però chiaramente avvicinarsi al pallino da 4, con uno svantaggio così considerevole anche... Oddio, pensavo peggio. Ci mette sotto la stecca anche qui. Non tirerà il girone in garuffare. Ah no, un girone normale. Perché possono saltare. Ma il pallino da 4 l'ha fatto? Se l'ha fatto stretto, dubito. L'ha fatto? Ma secondo me no. Ma non possono terminare così le biglie se avesse fatto il pallino da qua. Avrebbe fatto... Ecco, qui pensavo che Andrea andasse di calcio, ti dico la verità. Ha voluto tirare, assicurarsi il 4, poi non è successo. Intanto passa dietro al pallino, ma non riesce ad allargarla. Un po' un sorriso amaro per infortuna. E qui pallino da 4 per Andrea di carambola. No, ma di girone. Raddrizzata? No, di girone. Girone. Sai, Andrea a volte le tira. Vediamo se fa il pallino da 3 o se gli gira dietro. Mi sa che gli gira dietro. Sì, un paio di giri a vuoto per Andrea, anche più di un paio. Qua, ecco, la chiave potrebbe essere qua, di riuscire a saltargli addosso. Andrea non mi ha entusiasmato, la questa tanto, ma quella di prima non mi è piaciuta molto. Di misuraissima infortuna. Certo che se poi dopo, quando gli capita l'occasione, infortuna fa 0. E sarà proprio dritto, Sì. Sia quello di prima e sia questo, insomma, concede 2 traversini se vuole avere la chance di rimanere attaccato al cannibale. Bisogna marcarli effettivamente. Qui obbligatoriamente di bricolla, con il pallino a chiudere la strada del giro, oppure pallino 3. Sta
guardando se anche il girone, ma deve andare di calcio, dai, con 12 punti di svantaggio deve andare di calcio. E ancora sullo stretto, non riesce a correggersi. Sono mancate le marcature anche di prima, ma soprattutto quelle di calcio, Gianluca, sì. Pallino non ci arriva, vero? Lento, la giocava dalla grossa a tenerla. Sapeva di questa eventualità, eventualmente del rimpallo. 8 punti, si mette a 50. Probabilmente anche di prendere il pallino, Sì. Ha cercato il pallino 4, quindi ha diminuito la forza. Poi Infortuna è un giocatore abbastanza rapido, però effettivamente si sta un po'... Sembra che non abbia voglia, la sua consueta voglia di soffrire non l'abbia tirata fuori. Intanto Marchioretto, come al solito, è in chiusura anche in questo set, A 3-8 per Andrea e 4-12, 3-0 per quarta. Facciamo andare sul biliardo di Marchioretto, Mirko, che sta battendo chiusura, riesce a chiudere con il pallino in arrivo di angolo. Marchioretto, il tiro decisivo, larga un filo, Fabian, se ce la fai. Allora, il pallino è dietro praticamente alla sagoma di Longo che sta aspettando, quindi sì, è proprio nell'angolo, in arrivo. Tanto il pubblico per la pausa rumoreggia un po', ma ci sono anche altri incontri. Marchioretto, 6 realizzati e 3-9, si mette a 59. Che forma, Severino. 50. Adesso dovrebbe scorrere punteggio. Quindi 59 Marchioretto. Abbastanza tardato Longo, mi sembra. Sì, 36 Longo. Prova lo sfaccio, fa filotto di prima. Vediamo il termine corsa, si mette a 44. Il pallino non lo fa. Speriamo di avere la garuffetta. Non credo. Quindi 44 Longo, a 59. Marchioretto di 2. Facciamolo un birillo Severino. Facciamolo un birillo Severino. Facciamolo un birillo Severino. 3-0 Marchioretto. Bravo. Che infatti, e andiamo, vediamo cosa sta facendo invece Scorza. C'è Dieguez, palla in mano. Filottino all'antica di Dieguez. Sì. 6 punti per Dieguez. Andiamo al parziale. Qua, questo qua. Vediamo il parziale. Dieguez 32, Scorza 24. 1-1. Tanto seguiamo questo tiro, hanno dato 10 secondi per ritornare in onda la Rai, quindi. E intanto Natalino dietro, 2 punti. Un buon 2. Dieguez. Tutto biliardo. Severino ha un solo set dal podio mondiale.
Sa cosa gli passa nella testa? Se... bene che non pensi troppo. Bravo. Bene che pensi di vincere questo set e poi ci si pensa domani. Domani ci pensiamo e ci ragioniamo. Scorza. Ancora vuoto sulla mezza garuffa, ma difende. Rizzo è in chiusura, no, non è in chiusura, 48, scusate, ma intanto è ripartita la sfida sul biliardo centrale. 2 a mo' di 3 per infortuna, chiamato ad un'impresa titanica. Parte bene, certo che non ho memoria che quarta abbia perso da 3 a 0 a 4 a 3, poi questo quarta, però tratti umani per lui. È qui che quando sbaglia, le pochissime volte che sbaglia, bisogna avere la forza, la bravura di punirlo, se no non c'è strada. 6 punti per infortuna che lo portano a 8. No, l'unico rammarico probabilmente per Paolo è quello che fino a questo momento non l'ha giocato fondamentalmente questo quarto di finale. Quarta nel cuore del castello di sponda palla. Preso la corta dopo l'impatto con la battente, è tornato nel centro del tavolo. Garuffa per infortuna, 2 punti. No, passato anche in mezzo, e allora è un problemone, caro socio. Eh sì, 5 sponde per quarta. Che guarda un po', la mette lì dentro. 6 punti. 6 a 8. Disarmante, la parola giusta è disarmante. Cinque di calcio per infortuna, che andare praticamente a toccare vicino all'angolo. E poi una intercetta piena, giro per quarta adesso. Io giochi il giro di scambio, Andrea. Ad andare in lunga e poi al 10 con la battente. 4 punti. Ben giocato. Intanto avanti Diegez nel terzo set contro Natalino Scorza. 56-44 di Rizzo su Marcolin. E Diegez fa il birillo rosso e chiude, va 2-1. Hai capito questo di Diegez, socio? È un mezzo pronostico, l'ho preso, dai. Al volo infortuna dalla corta, e secondo me è corretto, deve cercare di smuovere un po'
le acque. Però l'unica problematica qua è la battente. Eh sì, che abbiamo visto che non prende troppo colpo, soprattutto su questo tipo di conclusioni. Vediamo come lo tratta Andrea. Che altro non può neanche tagliare il pallino, Ah, posto, lui gliel'ha preso benissimo. Perfetto. Non sembrava che ci fosse questa caratteristica vedendolo tirare a quarta, ti dirò. Si è sentito. Dai, Paolo non sta giocando bene, ma così. No. Così come quando giocava il Barcellona di Iniesta, Messi, il telecronista diceva 11 contro 11 non vale. Infortuna penso abbia lasciato mentalmente questo match. Girare di 7, quarta, altri 10 punti di Traversino, sono 36 in totale per quarta, sul velluto Andrea. Quarta a un passo dalla semifinale, la sua ultima semifinale nel 2017, persa con Alejandro Martinotti che poi andò a aggiudicarsi il titolo. L'edizione precedente, ancora semifinale per lui, si arrese a Matteo Gualemi che poi conquistò il titolo. La quarta manca il titolo dal 2008, eravamo a Sarteano. Due anni prima fu vice campione mondiale alle spalle di Agnello. Girone per quarta. Un giro a vuoto, non una grande esecuzione questa. Però 36 a 12. Infortuna che deve cercare di fare qualcosa. Una bella steccata per lui. 4 punti. 36-16 il parziale. Potrebbe agganciare anche di 2 questa con quel pallino che fa... che fa gioco, Gianluca. Eh sì. Che è quel... Sai che è stato lì e ha preso il pelo? Sì, sì. Che faceva gioco anche quello. Non difende quarta. Sì, perché non ha tagliato. Sì, dai, ha giocato quello. Sì, l'effetto a sinistra gliel'ha solo promesso. Occasione, anche se difficile, per infortuna. Questo sfaccio, mano sul legno. Due ci sono, vediamo. Ah, pelo di pallino. Che sfortunato, sì. Che rimpallo porta le biglie sul traversino. Quarta, abilmente credo che realizzi un altro 10. Anche 14 ce ne sono qua. Abbastanza facile fare le previsioni con quarta, Fortuna non vede l'ora di terminare l'incontro. Sì. Cosa prende ora? Sì? Ho detto la prendo ora. Si passa dietro un'altra volta. Non ci credo. Ah. Pallino per il 4. No. Anche senza rimpallino, è venuto dietro dritto. ...50-21... per Andrea quarta.
fortuna di colpo. Esatto, una bella esecuzione per lui. Oh, Marchioretto girone a ringaruffare, ha fatto 6. Vediamo se ringaruffa dietro Virilli. Ringaruffa. Che bravo Marchio, grande Seve. Quarta, pallino da 4 e striscio largo. A difendere sul traverso del tavolo. 54-29. Infortuna, riesce a difendere. Parlato presto? Ho parlato presto. Ah, aveva difeso, pallino da 3 per quarta. Porta a 57, a 3 punti dalla semifinale mondiale. Striscio di calcio per infortuna. E con buona probabilità questo quarto finisce qui. Oddio, la colla. Oh, Marchioretto 15-0 e filotto, eh. Peccato, solo 2. Ci aveva abituato bene anche Marchioretto. Che voglia di vincere, che attenzione di Andrea. Andata a guardare proprio. C'è anche il 4, penso, di colpo in testa così. Questa era brutta però, eh? Io infatti pensavo tirasse una sorta di rimpallo a pallino da 4, lo sai. Bravo. È un'opportunità questa per Paolo. Ottima qualità, 10. Vediamo se la tiene dentro. Molto bella questa. Il colpetto. Tutto va in fortuna. 39. Guarda direttamente sulla palla. Rizzo avanti molto anche nel terzo set, 40-19 in suo favore. Infortuna, cerca di giocare a nascondino con il pallino e ci riesce. Quarta, vediamo se arriva il pallino, vediamo se arriva il pallino per pochi centimetri, un paio. Non realizza il pallino Andrea Quarta. Al volo di una infortuna. Rimpalla, questa era sul filotto. Match point. E quarta vola in semifinale. Che dire, un quarta mondiale, eh? Sì,
assolutamente mondiale. Noi chiudiamo, Mirko, guardiamo qualcosa sugli altri biliardi. Allora, sì, è una partita con un'analisi corta, abbastanza rapida, perché Quarta ha giocato molto bene, è sempre stato molto preciso sulla colpitura, è stato molto bravo soprattutto nei primi 2-3 set, sì, anche nel cercare sempre la misura e mettere in difficoltà Infortuna. Infortuna le poche occasioni che ha avute non le ha sfruttate, e avrà sempre secondo me un po' rimorso di non averlo neanche mai giocato questo quarto di finale. Sembrato proprio spento fin dall'inizio, tanto in tensione, non credo neanche si sia divertito. No, decisamente no. La cosa positiva è che per lui rimane una stagione agonistica quella precedente e un prologo di quella che verrà assolutamente positiva. È un bellissimo percorso che ha fatto in questo mondiale e finalmente affronta la prossima stagione nella categoria che secondo noi gli compete già da un pezzo. Andiamo, abbiamo Marchioretto, sì, vediamocelo Marchioretto, dai, che è 3 avanti 3-0, qui non ho capito se le biglie sono attaccate. Dall'altro, in basso a sinistra, vediamo anche il dottor Tonelli, colui che è l'organizzatore della prova d'arco. Sì, dove andremo fra relativamente poco tempo. Un mesetto, dai. Un mesetto, e siamo già lì. Allora, le biglie non dovrebbero essere attaccate. Sta guardando un po' da tutte le parti Marchioretto questa biglia. Allora, le telecamere sono su Scorza. Abbassiamo il... Stiamo cercando di capire Marchioretto cosa tirerà. No, qua non siamo sul tavolo di Marchioretto. Qui siamo su Scorz. Comunque ha giocato una steola sul biliardo 3 Marchioretto. Ma guarda, interessante anche la partita di Marcolin Rizzo, poi. Eh sì, quanto è il parziale? È 50 Marcolin, 53 Rizzo, ma Rizzo è a stecca alta. Quindi un ottimo recupero fatto. Sì, è 2-0 Rizzo. Questo è Marchioretto. Andiamo in live. E siamo live sul canale di Billiard. Scusa, stiamo per andare in diretta. Mi hanno comunicato che eravamo in diretta, quindi ero... Il mio socio si è subito gasato. Bravo, Seve, tre birilli. E siamo in diretta sul canale Billiard Channel per seguire altre tre quarti di finale del mondiale di Calangianus, le telecamere su Severino Marchioretto che è avanti 3-0 su Gustavo Longo. Vediamo il punteggio di Marchioretto, l'ho visto passare sotto, me le rimandi per favore Mirko? Eh, 28 a 16 il parziale di Marchioretto. Grande prestazione di Severino. 4 punti questo traversino di Longo, vediamo se arriva anche al pallino. Pallino non lo realizza, ma ci si mette davanti. Praticamente davanti. E credo qua, anche se la vede, dovrà andarci a una tre sponde di calcio.
Tra l'altro insidiosa, perché è una trasponde. Questa ce la immaginiamo perché ci fa steola. Adesso Longo non possiamo chiedergli certo di spostarsi a Longo. No, perché potrebbe... No, ce la fa a giocare a scappare. Sì, a giocare a scappare per il pallino da 4. Intanto 55 Rizzo, 50 Marcolina sul tavolo 7. 2-0 Rizzo in questa... riedizione della semifinale dell'ultimo campionato del mondo. Spostatevi ragazzi che va a mettere a posto tutti sul Rizzo Marcolino. A mettere la tutti sul Rizzo Marcolino. Un buon non realizza il pallino da 4 Marchio Retto, ma un'ottima difesa che riesce a trovare. Rizzo batte a 55, adesso uno sfaccio per andare sul 3-0. Con lo sbirillo, con lo sbirillo. Sì, mancavano 5 punti, ne realizza 6. 3-0 Rizzo su Marcolin. Mancavano 5 punti a Rizzo, ha fatto l'andata 0, al ritorno 4 e poi al ritorno l'altra ala del castello. Attenzione Longo, si prende il pallino, biglia libera per Marchioretto. Attenzione, biglia libera. Marchioretto controlla se è libero la... se è libero il punto. Si è portato a 32 contro i 20 dell'argentino Gustavo Longo. Questa è una bellissima notizia per Severino. Intanto vanno in pausa Rizzo e Marcolin. Perché probabilmente ci sta la palla. Sull'Acchito, quindi Acchito, esecuzione d'Acchito che sarebbe preclusa proprio dal pallino. Sta provando a capire cosa potrebbe realizzare. Ma qua se ci va Gianluca con 3 a scappar via. Bravo. Bravo. Non sarebbe male, anche perché poi almeno lasci un gioco chiuso tirando su certo questa biglia. Certo, però rinunciare a una biglia libera, se a 32 gli trovi il pieno ti metti oltre i 40 o a 40, insomma una riguarda. Sta provando le varie possibilità, questa probabilmente è una possibilità di raddrizzata e pallino da 4, quindi a mettersi un po' più interni, a prendere il 4, a levarlo dal centro del tavolo. Tiro decisivo per il mondiale di Marchioretto. Eh sì. Una fila di colpo in testa, Gianluca, no? Penso di sì, sai. A me non mi sembra. 4 ci sono e rimangono tali. Però, 36-20 in difesa. Un 4 ben disegnato per il Veneto. Il Marchioretto ci fa steola. Garuffa per Longo. Sullo stretto non realizza nessun punto. Però ottima difesa diagonale. Sì. Non penso si avventurerà in paraboli di sorta. Marchioretto potrebbe anche accontentarsi di qualcosa su quel pallino. Piccolo, Gianluca, quel pallino. Sì, sì, manca non farlo. Ah. Oddio, si avventura. Piccolo ma non piccolissimo, sì. Nico. Eh?
Beh, se c'ha questa sicurezza, se tiene bravo, dentro Seve. Tanta roba, bravo Seve. Che forza. Intanto Dieguez 2-1 su Scorza e 31-22 in suo favore. Non ancora ripresa la partita tra Rizzo e Marcolin. Garuffa per Longo. Sempre sullo stretto. Dovrebbe essere arrivato a difendere. Sì, Longo. Sì, ha difeso anche molto bene. Marchioretto se la sta andando a guardare per le due a scendere probabilmente. Ci andrà veloce. Ne prende un graffio. Di già una buona notizia che l'abbia presa, perché sta bene anche di Reni Severino, tra l'altro, perché ha fatto uno scatto che, ma ti dirò, non siamo mica rimasti malissimo, eh no, molto distante la bianca dal castello, quindi tutto da ricavare questo potenziale traversino. Che altro un traversino che non è che garantisca la difesa. Marchioretto a 16 avanti, infatti Longo sta studiando anche le due, che avrebbero, dal punto di vista attacco difesa, forse sono quelle che avrebbero più senso. Fatti scegliere due. Sullo stretto rimane a 20. Buona notizia per noi. Eh sì, ben giocate, ma il ben giocato non si mette in segnapunti. Tanto Dieguez continua la sua marcia. Inizia a 10 punti contro Scorza. Tre di calcio per Marchioretto. Non realizza. Sul largo, ma credo che abbia difeso. Sì, penso abbia difeso. E intanto sul biliardo 7, un'impresa titanica che serve a Marcolin. Di due Longo, questa mi sembra viaggiare bene, però 4 punti. E qua mi sa che ci abbiamo il pallino sul trasponde di calcio. Sì, ci potrà arrivare di due. Gianluca, è un problema se non ci può arrivare di due. Infatti sta studiando qualcosa dalla lunga. Imperativo toccare palla, anche con una mezza forza, buttarle vicino alla corta. Severino lo sa. Ma facessimo anche il pallino da tre non sarebbe mica male. Bravo, Seve. Si prende un bel pallino da tre, bravissimo. Che forza che ha sto giocatore. 39-24. Meno 21 dalla semifinale. Longo pallino da tre e tentativo di Steola. Pallino da tre realizzato.
Da come dalla gestualità di Longo, non secondo me difesa. Questa la vediamo, ci vuole una bella mano, ma la vediamo. Ha fatto una buona preparazione Severino. Dai Seve, dai. Attenzione, rimpallo. Oh, tutto bene. Mamma mia, che sofferenza. 39 vista, fatti due passettini. Angolo a spingere per Longo, e questo al cuore del castello. Sì, ottimo. 6 punti. È lunga ancora Gianluca. 39-33, 2 a modi 3 per Severino. Quando mi chiami Gianluca mi fai sempre un po' di paura, lo sai, sì. Questa si salva, e si salva bene questa. Questa si salva bene. Bravo Severino, perfetta, perfetta questa, bravo. Qui c'è anche il pallino sull'accosto, eh. Che dici? Sull'accosto deve accostare pieno, cioè. C'è proprio pieno, è libero tirando veloce, ma io al 25 limite lì a batterla, sai, di colpo sotto. Tira veloce, io sono contento. Anch'io, però. No, non credo che Longo la tiri veloce. No. Qualche oretta di esperienza Gustavo ce l'ha. Alla fine guarda, ma guarda dalla porta in basso. Beh, ma per forza, nonna. Di qua. Poi tra l'altro se la prende anche piuttosto grossa, battiamo o traversino o fisso, se la tira giù a portarla in fondo. Ah, proprio, dai proprio a sbagliare. Di effetto la giocata, guarda che bravo. Si incastra, però si incastra troppo. Vediamo il termine corsa. Angolo per Marchioretto. Siamo anche abbastanza comodi. Qui bisognerebbe muoverlo il contachilometri, eh. Angolo ad andare avanti. 8 punti. 8 punti. No, no, 4 Gianluca. 4 punti per Marchioretto. Quarantatré-trentatré. Ci mette sotto la stecca Longo. Stretto. Sono sbagliata, eh? Eh sì. Vediamo come terminano. Vediamo sia un tiro comodo per noi. Mica tanto comodo questo giro. Perché? Traversino non lo prendiamo neanche in considerazione, eh? No, è proprio brutto. È sopra, Gianluca. Ah, sì, vedi. No, l'ho guardata dal vivo adesso. Dal vivo si vede meglio. L'avevo vista più spostata. La biglia gialla, non fatevi ingannare, circa, è sopra la metà del tavolo. Quindi può andarci solo
sai che invece di giro, no, va di giro, va di giro a scambiare palla praticamente senza effetto per farla allargare. 2-2-2. Guarda che misura, Marchioretto, bravo. 45. Marcolino ha fatto bazzica intanto. Striscio per lungo, questo è a segno. È proprio bello. Mamma questo. Mia, questo bravo. Ha fatto un super capolavoro. Infatti Marchioretto si complimenta con lui. Quindi 45-41. Mamma mia quanto si soffre. Sì, io a Severino per così tenderei a dargli ragione a prescindere. Ce l'ha lo scatolino? Ma speriamo. Bravo, bravo, bravo Sebe, via tre birilli, bravo grande Sebe, palla. Grande Severino, 53-41, che risposta allo striscio di Longo. Longo aveva fatto davvero un capolavoro. Ricolla per Longo. Ma guarda, bravissimo. Questo come l'ha rifatta. Che bravo Longo. Il carattere non fa difetto sicuramente a Gustavo. 47-53. Di Bricolla. Andate in fondo Matteo Gualemi a seguire le gesta di Marchioretto e Longo. Questa gira bene. Difende in rimane centro. Dentro? Sì, sì. Rimasta proprio. Dentro, rimasta dentro. Ottima, ottima Seve, ottima. Andrebbe battere Filotto dopo questo tiro, socio. O Traversino, anzi, è andato corto. Garuffa, Garuffa per Longo. Sfila via? No. Non è sfilata via. Non è sfilata via. Rimasto dentro Longo. Se vede forse una piccola parte potrebbe tornare a pallino da 4 di lunga lunga. Alla Martinelli. Forse un po' la vede, sì. Non la vede di Traversino! No, passato in mezzo! No, è chiuso, ha chiuso, ha chiuso! Con il pallino da 4, ha chiuso! Mamma mia! Grande Marchioretto! In semifinale Marchioretto! Guardate, guardate se riusciamo grande a prendere Severino! L'esultanza di tutti, di tutte le persone di Roma, laziali, che sono venute a tifare apposta per lui. Una bellissima storia. Mamma mia, che emozione! Grande, grande Severino! Che emozione, grande Severino. Mamma mia, una 4-0 a Longo. E intanto andiamo anche sotto qui. Ci siamo persi l'esultanza di Severino alla telecamera. Peccato. Però insomma l'abbiamo visto molto contento. Andiamo sotto la nostra postazione. Proprio noi la guardiamo come la guarda la telecamera. E qui Ciro Davide Rizzo avanti 3-0 su Paolo Marcolin. Molto equilibrato.
questo set. Finito al photo finish anche il set precedente fra, fra Marcolin e Riz, ma ha sempre avuto ragione per ora Riz. Tanto Marcolin 0 su questo traversino. 0 sono pochi davvero. Sì, è stata una giornata comunque obiettivamente problematica per Paolo. Sì, fin dall'inizio risolta alla bellissima con De Masi, poi ha rimontato da 0-2 a 4-2 con Caratozzolo. Bricolla per Riz sullo stretto. E nonostante le camere, stavo sentendo nonostante stiamo riprendendo con camere, solo con le camere Future ci sono più di 1100 dispositivi collegati a seguire le gesta di questi grandi giro campioni. Giro per Marcolin, 6 punti, 53-46. Per Marcolin, 3-0 però per Rizzo. Sponde palla per Rizzo sullo stretto. La vede, Nico? Secondo me sì. Secondo me la vede tutta. Allora, fuori il braccio. 7 a chiudere per Marcolin. Girone per Marcolin. Questa viaggia molto bene. Questa c'è. E chiude Marcolin. E chiude, grande Paolo. 3-1. Intanto si mettono male le cose per Scorza, purtroppo sul biliardo, sul biliardo 6, 3-1 in favore di Dieguez. Era 1-0 Scorza, era avanti molto anche nel secondo set. Dieguez si conferma avversario temibilissimo. È cominciato da poco il quinto set, parziale di 0-0. Candela e costo per Dieguez, che non è precisissimo in questo accosto, lascia un po' di spazio di manovra per il calabrese, che è chiamato a vincere 3-7 consecutivi e fare cappotto per il podio italiano. Se così non fosse, in semifinale andrà un argentino. Tre italiani adesso hanno già il posto garantito nelle prime quattro posizioni. Striscio di mezzo colpo per Scorza. Ben giocato da parte, molto ben giocato, di Natalino, 6 punti. Intanto è ripresa la partita sul biliardo 7 tra Rizzo e Marcolin. Andiamo su Rizzo Marcolin, dato che è la partita che riusciamo a seguire meglio come immagine, poi ci sposteremo. C'è appena stato un traversino perfetto di Rizzo da 10 punti, sì. O da 13 punti, no?
a 13 Rizzo, non so se... No, li dovrebbe aver marcati prima, quindi 10, se no il pallino non si sarebbe spostato. Marcolin a 2. Palla. Vediamo se anche lui farà il pallino, sembra avere tanta rotazione, ma non tanta da marcare il pallino. Qui un problemino per Davide, che deve andarci al volo. No, decide per il 2 a mo' di 3. Ah no, al volo per il pallino da 4, pallino da 4 che realizza. Guarda, tutto sommato. Però è rimasto di fisso, eh. È rimasto di fisso? Secondo me sì, il fisso ce l'ha. Da lì? Che è la stanchezza, ma... Non ce l'aveva il fisso? Sì, Automan. È puntata da striscio. Ma ora non è che la vedo dalla telecamera principale, tra l'altro me l'ho vista solo dal video, non l'ho vista dal vivo, quindi era messa proprio. E intanto tra i birilli del Rizzo. Rizzo 25 a 4 in suo favore. Bricolla per Marcolin. Sfiora i birilli Marcolin. E bricolla anche per Rizzo. Rizzo sta sullo stretto. E qui candela delicatissima per Marcolin. Non penso abbia... No, non la vede già lui. Ma al volo. Passando, sì. La candela gli ho dato la giusta definizione, delicatissima. Una buona uscita di Paolo e un buon 4. Però rimane a vista. A sinistra abbiamo la partita tra Scorza e Dieguez e a destra la partita tra Marcolin. Rizzo. Scorza trasporta troppo questo sfaccio, ben condotto comunque. Rizzo inchioda lì questo sette sponde. Ma che forza ci vuole per fare un tiro del genere? Mamma mia. Combattere lo sfascio di Aguez, perché la biglia bianca stacca almeno, lo fa subito. Si mette male per Natalino. Si potrebbe proprio dire di Aguez 30 anni dopo. Pallino da 4 per Marcolin, ma non difende. Giro a disposizione di Rizzo. Intanto una buona conclusione di sfaccio per Natalino Scorza, che ne realizza 10 e si mette avanti 28-23. 2 sul giro per Rizzo. Questo era Marcolin, giusto? Sì. Ancora 3. Marcolin si porta a 15. E sponda palla da 6 per Dieguez.
Ecco cosa stava studiando Mirko, vedi? Sono arrivati anche i punteggi. Bravo Mirko. Centralo bene anche l'altro, perché non è proprio centrato. E mi dà un po' noia vederlo un po' troppo a sinistra, Mirko. Grazie. Perfetto, così, grazie. Di sponda Rizzo. Intanto questa 4 punti per invece per Scorza. E occasione per Paolo per mettersi. Ma ho detto questa va lunga. No, no, è lunga, la sto vedendo dal vivo, sì. Paolo ne fa 10. Sono fatti anche bene questi. Mi sa che torna anche in difesa. Bravo Paolo. C'è la mezza caruffa a disposizione di Rizzo. Ci mette sotto la stecca invece Scorza sul lato sinistro del teleschermo. Questa non si apre a Birilli. Speriamo che almeno rimanga dietro i Birilli adesso. Questa va. No, rimane dietro. C'è. Sosh. Castro okay. Per Marcolin che passa in mezzo. 27 Marcolin, 33 Rizzo. Due a mo' di tre per Dieguez, rimpalla e fisso per non correre troppo. Parlato troppo presto, socio. Cioè, il fisso lo tirerà, però speravo fosse un po' più comodo questo fisso per Scorz. Perché non ce l'ha ad andare a... Sì, potrebbe avercelo ad andare avanti, è un rischio. Oddio. Ma... No, gioca a tornare indietro, Nico. Indietro a prendersi più passate. Tanto Marcolin 3 punti su questo gancio di effetto a tenere. Perché la forza anche per arrivare al pallino così di tanto effetto è comunque una forza piccola da dare alla palla, invece così può lasciare andare il braccio. Gioca addirittura di misura. Corri. No, Nat. Una roba dura questa ora. Se ci fa questo diventa dura. Ma mettiamoci la firma per solo 4. Sì, direi di sì. Marcolin ne fa 4 anche lui. Dovrebbe comunque aver rimane difeso. Dentro, sì. Quindi Marcolin, se non sono stati già assegnati, sono già stati assegnati, rimane sotto di 2. Scomodità sulla garuffa per Scorza. Rizzo. Tanto Rizzo entra in un posto dove non c'era posto. Sfila però lungo. Condividete il filmato, amici che ci state seguendo, in modo da far sapere a tutti che siamo in diretta, una diretta che non era programmata, ma dal momento che è finita anzitempo la diretta Rai possiamo andare in diretta noi. Sfaccio per Marcolin. Marcolin brucia il filotto di seconda. Bravissimo. Intenzione trova rimpallo. Brivido. Marcolin va vicino al castello, le palle si riuniscono. È un fine corsa cui avrà il suo da farsi Rizzo.
quindi 44-42. Ancora Garuffa per invece Scorza sul lato sinistro del tavolo. Questa viaggia alla grande. Eh no, nel mezzo un'altra volta. ...36 pari. Garuffa per Dieguez. Questa va via, questa va via, questa va via, biglia libera per Natalino Scorza. Intanto è andata a innestare la prolunga. Intanto seguiamo il tiro di Rizzo, uno striscio passante. E questa si vede. Tanto biglia libera per Scorza. Ah, solo due. Vediamo se facciamo anche il pallino. Sei punti. Ah, 4-4-8. No, migliorata. Marcolin sulla destra del teleschermo. Filotto di seconda non riesce ad aprire la biglia gialla verso il castello. Si mette a 46. Rizzo 42. Una bella occasione era per Marcolin. Due punti per Rizzo, raddrizzata di colpi in testa. E riesce però a difendere. Sì. 46-44. A vederli sbracciare mi sembra che i biliardi si siano un po' induriti, sì. Sembra che lasciano andare il braccio parecchio forte adesso. Tanto sul biliardo di Natalina è successo che Dieguez ha realizzato il pallino da tre. Mamma mia, ci mette sotto la stecca Natalino. Pallino da tre per Marcolin che non realizza, ma una bella difesa. Scorza non ce ne sono più. Una biglia bianca è abbastanza vicina a sponda. Però è distante dalla mezzeria, penso sforzerà la stretta Dieguez. Al volo di due Rizzo si prende un birillo. Vediamo dove termina la corsa la sua biglia. È già la bianca al centro del tavolo, attaccata la bianca alla corta. Dieguez, bellissima stretta per lui, 8 punti lo portano a 47 contro i 46 di Natalino Scorza. In divisione Paolo Marcolin, sono quasi tutti a 46, sì. Qui ecco. C'è il match ball per Rizzo, sì. Vediamo se lo sforza di colpo per il pallino. Due ci sono, vediamo se chiude con un 16 e chiude con un 16. Grande chiusura Rizzo. E Rizzo ancora in semifinale. Il campione del mondo in carica non vuole cedere il passo e va in semifinale, quindi i semifinalisti diventano tre. Quarta, Marchioretto e Rizzo, tutti italiani. E quindi ci sarà un bel quarta Rizzo. Quarta Rizzo. Quindi tutto schermo per Natalino Scorza. ...47 Dieguez, 48 Natalino Scorza. Dieguez ha tirato lo striscio di mezzo colpo a questa distanza. Così, per andare in semifinale a un mondiale. Grande Riccardo Nonna.
quando non manca il coraggio, si potrebbe intitolare. Tira Lazio. Benissimo Scorza, 8 punti per lui. '56-47. Lo stretto questa mezza garuffa di Dieguez, 4 punti a chiudere per Scorza per andare sul 3-2. Bricolla. Sullo stretto, però buona difesa per Natalino. Garuffa per Dieguez. Garuffa da due. Questo va fuori, eh. Non è andata fuori, eh. Ma. Se la va a vedere dal centro, secondo me lo sfaccio, lo vede. Sì, sì. Ma stanno i bianchi, Natalino. Natalino rimane dentro a questa partita, 3-2 per Dieguez, 10 per Natalino Scorza, e quindi il match si allunga al sesto set. Pubblicità per noi. Ancora in diretta, siamo con la nostra telecamera di appoggio per seguire l'ultimo quarto di finale ancora in gioco sul biliardo 6 dall'Expo di Calangianus tra Natalino Scorza e Riccardo Dieguez. Ci sono già 3 italiani in semifinale e sicuramente la sorpresa del torneo è Severino Marchioretto, che ha scalato dalle qualificazioni e dopo aver vinto il quarto di finale a Longo si è guadagnato l'accesso alla semifinale. Il primo che ha avuto diritto ad andare in semifinale è stato Andrea Quarta, che avete potuto seguire in diretta Rai contro Paolo Infortuna, ha vinto 4-0. E poi un altro semifinalista, Ciro Davide Rizzo, il campione del mondo in carica, che ancora non vuole mollare lo scettro. Quindi rimane solo questa di partita per decretare l'ultimo semifinalista che entrerà a far parte del podio. È sotto 3-2 Natalino Scorza, ma sta lottando contro un argentino, Riccardo Dieguez, che ha avuto la meglio al primo incontro oggi alla settima partita di Torregiani. Garuffa per Dieguez. Sullo stretto non realizza nessun punto. Bricolla adesso per Scorza.
inclina leggermente la stecca Scorza per questa bricolla. Tutta la compagine argentina a seguire le sorti del proprio connazionale, che è l'ultimo argentino che è rimasto in gara. Scorza rimane corto, traversino per Dieguez. Giocherà probabilmente forte a tre passate e mezzo. Non penso si prenda la responsabilità, visto il punteggio ancora di 0-0, di rischiare di far solo due, giocandolo di due passate. Avevi ragione Gianluca, si voleva assicurare una marcatura e questa sicuramente era la conclusione più facile per garantirsi una buona marcatura. Ne realizza 8 punti. E tra l'altro è da ricavare questa risposta, non è scontata. Esiste, ma non è scontata. Giro per Scorza. Vediamo se lo gioca a mantenersi sul quadrato inferiore, quello in alto. Anche c'ha un paracadute, l'appoggio sul 4. No, gioca a tornare indietro. Non se la sente di andare avanti, gioca il giro a riportare le biglie nel medesimo quadrato. Questo non viaggia male, Quattro un punti. Po' meglio, 4 punti, più che altro non riesce a riquadrare in un parallelismo le biglie. Mi offre l'opportunità a Dieguez di giocare un angolo. Gli è rimasta un po' nella stecca Natalino. Angolo per Dieguez e l'allarga divinamente. Sì. Buon per Scorza. Che Rossi è ritornato solo, in piedi. Solo due birilli bianchi, 4 punti. Punteggio Scorza 4, Dieguez 12. Sponde biglia per Scorza. Ne trova rimpallo. Attenzione. È quel che è peggio, che lascerà anche fisso. No, Natalino. Tra l'altro un fisso che può giocare comodamente, anche andare avanti, rispettare il pallino da 3. Brutte notizie per Natalino e per l'Italia. 6 punti, ma non l'ha giocato, giocato benissimo. No, diciamo proprio abbiamo male. La replica, abbiamo la replica. Forza Natalino, dai. Sei punti, 18-4. Siamo arrivati fin qua, Nat, bisogna soffrire. Prende il pallino da 3. Non lo evitiamo. Meno male che si è messo... se è dal girone c'è il pallino. Ma più che altro Gianluca, se ci fa questo fianchettino... Sì, c'ha l'opzione, c'ha sia il fianchetto che lo sponde biglia. Come... può giocare anche palla piena, così come vede a pallino mettersi da 3. Mettersi dietro al pallino. Mi sembra che anche questa. È infatti un giocatore di esperienza come Dieguez, è proprio questo ha tirato. E ne ha fatto anche molto molto bene. Guarda che capolavoro ha tirato fuori. Bravo. Tribuna Martinotti, Cabralle, i fratelli Oliva. Di 3 sponde, è molto facile però intercettarla di 2. La miglia gialla è circa a metà del primo diamante. Chiaramente non la vedo dalla telecamera in appoggio che abbiamo, ma la sto vedendo dalla mia postazione. La inzacca bene di 3, Natalino va vicinissimo a prendersi
almeno un birillo del Castello, ma mantiene difesa diagonale. Bravo Natalino. Per il pallino da 4 Diegues non lo realizza, ci si mette molto vicino. Il pallino è all'altezza del primo diamante, poco sopra, invece la biglia gialla è circa metà del primo diamante, proprio nel quadrato del 5. Se vi posso aiutare dandovi questi riferimenti, che chiaramente da questa telecamera le profondità non si vedono. Questa telecamera è meglio. O è meglio l'altra? No, lascia quella, fammela vedere questa. Questa forse un po' meglio. E gira intorno al pallino. Natalino Scorza non lo realizza, ma trova una steola, anche se è probabile che Diegues adesso cercherà di nascondere la bianca dietro al pallino. No, ha giocato proprio il pallino da 3, la parificazione l'ha giocata davvero in modo impeccabile Diegues. Sembra orientata al pallino da 3, è proprio diretto davanti alla mia postazione. Natalino prende rimpallo. Era difficile passare per il pallino. Situazione che si fa ingarbugliata per l'italiano. 21-7. E Diegues dovrà usare lo steccone, però ha una buona opportunità, addirittura potrebbe giocare di 2 passate in apertura l'arrivo pallino da 3 in parificare. Un giocatore della sua esperienza credo che questa conclusione l'abbia vista e come, anche perché è una conclusione tipica argentina. E infatti l'ha vista subito. 8 di prima passata e anche l'arrivo al pallino, vediamo se lo marca. Sembra che l'arbitro, il signor Signori, abbia chiamato 8. Abbiamo risparmiato 3. Sembra puntare l'angolo. Scorza. 29-7 il parziale. Pallino da 4 c'è, vediamo come lo prendiamo. Lo prendiamo abbastanza bene questo pallino da ricavare la steola. 6 punti per Scorza. Si riduce lo svantaggio, 29-13, ma rimaniamo sempre lì in zona pallino. Diegues ci arriva da dietro di Candela, la lascia lì Diegues, la lascia lì, biglia libera per Natalino Scorza. Biglia libera per Natalino. L'arbitro Maurizio Signori controlla che la biglia gialla è venuta nel quadrato dalla parte della telecamera, quindi la biglia libera è dall'altra parte. Potrebbe essere un vantaggio perché qui Natalino può battere traversino. No, ma sceglie l'Acchito. Grazie.
Biglia libera per Natalino Scorza, fondamentale capitalizzare. Forza Natalino. No, si è avvitata questa. Questa si è avvitata. Abbiamo il replay su questa telecamera, ragazzi? Purtroppo non abbiamo il replay, ma questa Bidia si è avvitata perché ha fatto un disegno impossibile. Sospiro di sollievo per Dieguez. Cioè abbiamo un'altra occasione, Natalino. Questa è una buona occasione. Uno scatolino. La biglia gialla stacca molto, eh? È all'incirca metà del primo diamante. Giro di ricognizione per Natalino Scorza, che qui deve mettere a segno questo scatolino per rimanere dentro a questo mondiale. Forza Natalino, dai! E va a segno, due punti, vediamo se c'è anche il pallino, in totale sarebbero 5 e ci mettiamo dietro a quel pallino, non lo realizziamo. 29-17. Però abbiamo messo in grande difficoltà di Americana. Di Americana di Accosto. E la tocca. Dieguez, con pazienza l'argentino. Non riesco a capire se i centri delle due biglie guardino la corta oppure la buca. Prendiamo chiaramente la corta perché avrebbe una buona opportunità qua Natalino. Giocare questo angolo sullo stretto potrebbe marcare il pallino. Però se ci va con lo steccone vuol dire che ce l'ha. Sì, Chico, questo è vero, se ci va con lo steccone vuol dire che ce l'ha. E riesce a marcare 6 punti Natalino Scorza. Bravissimo Natalino. 23-29. Il vantaggio dell'argentino si riduce. Gancio per Dieguez che va a segno. 8 punti e 3 punti di pallino. 11 per Dieguez. Che capolavoro, signori. In un momento in cui stava anche subendo la rimonta di Natalino Scorza. Il colpo del campione. Per il vice campione del mondo del 1992. 93. Seconda palla per Natalino Scorza. Sul largo, vediamo se la gialla ha la forza di risalire, non penso, e giro per Dieguez.
giro con le biglie nello stesso quadrato per Dieguez. Lo fa largo e lo sbaglia. Siamo ancora dentro. Fatto proprio cambio biglia, doveva prendere tre quarti biglia per spostarsi con la sua nel centro e chiudere la traiettoria del giro, ma errore da parte di Dieguez, ci mette sotto la stecca Natalino. Che tira fuori un bellissimo filotto, 10 punti per Scorza, vediamo se diventano anche 12. Solo 10, solo tra virgolette, 33-40. Abbiamo fatto pagare l'errore all'argentino, vediamo se adesso l'argentino reagisce immediatamente. Di seconda l'apre troppo, 2 punti, vediamo il termine corsa. 2 punti, 42-33, Natalino la vede. Per una raddrizzata di colpo in testa. Un giro di ricognizione per Natalino Scorza. Matti di colpo. Ah no, colpo in testa, sì. Giù, 10, bravissimo Natalino, speriamo di passare dal rimpallo, non lo evitiamo il rimpallo, però abbiamo messo la freccia, 43-42. Sì, gioco in coppia con Natalino praticamente. Angolo per Dieguez, che realizza 4 punti. Speriamo di avere un passaggio difensivo a 3. 46-43. Forse ce l'abbiamo il passaggio, Gianluca. Passaggio a pallino da 3 per Scorza, per impattare a 46. Questo pallino non lo facciamo, ma torniamo in difesa. Garuffa per Dieguez. Sullo stretto e sembra una buona forza, ma forse lo vede il traversino? Sì, c'è un diamante di differenza, quindi dovrebbe vederlo. La bianca è esattamente al centro, mentre la gialla è all'altezza poco più alta del terzo diamante. Vediamo se decido di giocarlo di 2 oppure se aumentare la forza per essere più preciso sulla marcatura. Io la serie di forza, Gianluca, perché questo poi ti va a finire a 20, lasci un giro che c'è il pallino poi. E Natalino ne fa 10. Vediamo la forza di 3 passate e mezzo. E vai un altro po'. Adesso finché non si sposta l'arbitro non riusciamo a capire se
se Natalina ha difeso, però ne ha fatti 10, si è messa a 53. Ci vanno tutti, siamo rimasti dentro alla grande, siamo rimasti dentro, 53-46, 7 per Scorza a chiudere, invece sono 14 punti che mancano a Diegez. Al volo direttamente dalla corta Diegez. E la lascia lì. Vediamo se non la ritrova d'accosto. No, biglia libera per noi. 55. Per andare alla bella, Natalino. E sì, è bella per noi, bellissimo questa chiusura di Natalino Scorza che impatta 3-3 e quindi si va alla bella, pubblicità per noi. Quasi tutto pronto per giocare la settima e decisiva partita. Manca un semifinalista e arriverà da chi vincerà questo set ai 60. Sì. Natalino Scorza era sotto 3-1, è andato 3-3. Bianchi, avanti 1-0 Scorza, poi 3-1 di Diegez e poi 3-3. Se tra i 2000 rotti spettatori ci fosse un esorcista, mi contatti in privato per cortesia. Anzi, per fare cappotto, tutto il podio italiano se Scorza vince. No, scusa. L'uomo di tre di Diegez sul pelo di Biglia scappa via. L'ha tenuta dentro. Secondo me la vede Natalino. Se si punta così starà in garanzia sul pallino, se passa, ma la vede Nico. La vede Nico. Io mi sono buttato sul zimmer. Anzi, la vediamo. Secondo me no, non la vede, alla fine va di garuffa. Cioè, non ho capito Nico, quando ci sono le cose così non la vede, quando sono belle la vediamo, la facciamo. La vediamo. Va di sponda Natalino, saggiamente oserei dire, e lo fa in e modo molto perfetto. Bene. 4 punti per Natalino Scorza, un grande ingresso in questo set. Garuffa per un 3, vediamo quanto corre la biglia di Diegez, abbastanza da non perdere traversina.
No, più che altro è che ha un giro brutto da sistemare. È attaccato a sponda. Non so se vede senza effetto la possibilità di lasciarla lì e di farla allargare parificando, ma sembra che la voglia battere di colpo in testa. Difficile questa palla. La gioca sullo stretto. Che a parte di ragione del tiro, chiaramente, rimane corto. E ci voleva una bella fiammata a quest'ora per... Ma te lo striscio? Gliene abbiamo già visti tirare due o tre. Sul largo. Ma io sono molto contento che non avevo dubbio. Non avevo dubbi che tu lo dicessi, socio. No, insomma, le possibilità di marcare si abbassano notevolmente. Soprattutto . Quando è così lungo, certo. Natalino sta andando a vedere la diagonale per il gancio. Gancio impegnativo con la palla avversaria distante, quasi un diamante dalla sponda corta, quindi con tutte le difficoltà del caso. La prende bravo negli occhi Natalino, bravissimo. Bravo. Portata bene in fondo, tornato in difesa diagonale. Ottimo Natalino. Costringe Dieguez probabilmente al volo dalla lunga di effetto buono. Attenzione, così si finisce a bere. Non ha tagliato a sufficienza. Concede 4 punti a Natalino Scorza. Libera anche la strada del giro, forse. Adesso cerchiamo di capirlo. Di la verità, socio, quando l'hai visto puntare di effetto buono, ci hai un po' sperato. Mi piaceva. È libera la strada del giro. Quindi, per come non messa, non credo che ci sia giro e pallino. Ma se, c'è? Se l'aumenta un goccio di forza, secondo me c'è. Quattro è un bel bottino. Ma deve aumentare, sennò rischia all'arco. Lo centra perfettamente. Punti, il pallino da 4 non l'ha marcato. Però è un bel andare. 8 punti per Natalino Scorza, si porta a 16. Sì, ha fatto gli stretti. Se avesse sporzionato leggermente, avrebbe fatto il pallino da 4. E... Ma guarda, meglio così. Meglio perché così, se no, ci si mette dietro. Sì. A parte i più larghi, sarebbe ringaruffato un po' più dentro al castello. Aumenta la forza per spingere il pallino dentro. Bravo Dieguez, bravo. E ne fa 7, bravissimo Dieguez. E la sua va praticamente in buca, forse c'è una fessura. Per lo spondebiglia dalla lunga. Ma io vorrei ci fosse anche il girone. Addirittura. E oddio. Tanto stacca. Ci vuole il drone qui, Mirko Bianchi. Mirko, c'hai anche il drone? No. Peccato. Qui ci faceva comodo. Quel pallino ci gioca? Se risponde palla dalla lunga, sì. Ma nel vuoto. Però, un'ottima esecuzione. Sì. Ottima di forza. Conserviamo 6 punti di vantaggio. Oh, sei tornato al plurale, così mi piace. Ma hai appassionato prima, socio, guarda. Sì, la gioco in coppia con Natalino questo. Risponde palla per Dieguez. Mia, cosa ha tirato fuori Dieguez. Però la vediamo.
Però forse c'è passaggio in effetti, eh. Deve partire una steccata importante per questo sfaccio, eh. Messo batta sfaccio, perché però alternative non ce n'è, quindi batte sfaccio per forza. E c'è, bravissimo Natalino, attenzione al rimpallo che evita. Facciamo 13 29-10, bravo Natalino. Deve concentrarsi Natalino, gli argentini in genere, e Diegues dall'alto della sua esperienza non mollano mai. Angolo per Diegues, 2 punti, e palla... ci mettevo la firma, socio. Sì, ci avrei messo la firma anch'io, ti dico la verità, purtroppo la palla si è fermata nel neutro, probabilmente passaggio difensivo, stiamo giocando con un passaggio. Sì, qui Natalino non deve andare su di giri. Qui ci fa Steola l'arbitro Maurizio Signori. Dalla nostra postazione però i nostri amici possono vedere il tiro integralmente. No, va di angolo, abbiamo preso la lunga. Natalino, ma un passaggio, no? A quest'ora. Dio, era ghiotto. Lo so che era ghiotto, però Gianluca. Adesso giro per Diegues. Solo 4 a questa velocità. Speriamo non prenda il pallino perché la ferma. 7 in totale. Però forse ha la candela. Sì, ce l'abbiamo. Scorza 19 Diegues. Per questo ultimo set che vale la semifinale di un campionato del mondo. Misura è buona, la direzione, diciamo il 2 è importante, fare il 2 è importante, fare 2, un ottimo 2 con la palla avversaria che rimane praticamente inattaccabile in mezzo al mare. Questa è brutta da salvare per l'argentino, sì. Era importantissimo fare quel 2 perché voleva dire non lasciare la candela poi a Diegues. È costretto ad andarci al volo dalla lunga. Diegues prende palla. Piena. Ritoccatevi, lasciamo un traversino. Forza Natalino, dai. È ritornata Sara. C'è ancora Sara, eh? Sara, allora speriamo, ogni promessa è debito, ci devi venire a salutare. Se vince . Papà, devi venire in Sardegna, ormai l'hai detto, eh? Traversino come? A me questo piace di seconda. Allora, di seconda però non tanto forte, una forza di 2.5 anche a rimanere fuori, però la controlli meglio. La sua deve fare lunga 10, la gioca di prima, io sono d'accordo con lui. E facciamo 4. Ora non vedevo bene la distanza.
no, dalla lunga. Se ci pensi, è una Z, che ha un traversone di seconda, che arrivando dal largo, quel pallino lì non è che lo prendi, ma lo puoi prendere. E la tua fa lunga 10, lunga 15, perché si muove. No, ma sono d'accordo, perché soprattutto ha fatto 4, quindi sono... Dieguez solo 2 e rimangono 2. Adesso dovremmo tirare comodi. Dovremmo tirare comodi un angolo. Questo angolo, sì. 35-21 il parziale in favore del giocatore calabrese. Ah, mi sono dimenticato di dirti che comunque ci sono 2500 persone a guardare la telecamera, questa qua, quindi... Questa purtroppo è la telecamera d'appoggio, non abbiamo, questa non l'avevamo sul main table. Mirko Bianchi non ha fatto decollare il drone colpevolmente, assongo, sì. Però quindi abbiamo questa, noi invece la stiamo vedendo dalla nostra postazione dal vivo. Angolo per Natale. Tiegez dovrebbe essere del 64, mi sembra. 35-21. Puoi verificare, Mirko? È stretto. 3 andrebbe di lusso. Pallino, no, no. Quel che è peggio, no, che no. Si paga traversino. Volano via i 10 e questa finirà probabilmente anche a difendere, a meno no, questa ci stiamo traversino. È corta, abbiamo il traversino anche vai, noi. Vai, un altro po' gialla. 35-31, ma con un traversino a disposizione di Scorza. Caduto il fazzoletto. Cascato tutto. Guarda se c'è la scheda qua. Non l'ho vista questa. Bravo. Tre passate e mezzo, Gianluca. Basta che li butti in terra tutti. Può tirare come vuole. Ti è piaciuta come risposta? Sì. A meno 10. No, rimangono 8. Ah, se l'ha presa in controllo, ha giocata così, ha giocato di 3 corse, eh? Del? 64. Preso. Che memoria storica, nasci bene. 43-31, nasci bene, lo sapeva già, ti ha fatto ricontrollare, ma lui lo sapeva già. No, ho tirato in una forbice 60-65. Sai perché? Perché che ha giocato fortuna. Con Cavazzana. Cavazzana era poco più giovane di lui. Cavazzano 67, quella roba lì, ho levato qualcosa, 2 o 3 anni. Angolo per Dieguez, sa che lo tira a ingaruffare questo, di primo. Sì, tra l'altro può ingaruffare proprio al pallino, il pallino è proprio messo 6. Bene. 6. Punti per Dieguez, 43-37. Buono per noi, ma strano che abbia ingaruffato così stretto da quell'angolo. Ma ha preso proprio l'angolo. Lo spigolino, eh? Angolo 4. Sì, poi ti svegli tutto sudato. No, e sulla strada dell'angolo a scendere batte addosso al 4. Se lo rispetta fa l'angolo a scendere, se no lo marca. Da qua non riesco bene a percepirlo. Se lo rispetta riparifica di là facendo il tiro, e se no gli batte addosso. Se abbiamo fatto 4. Questo qui 0 sono pochi, però. Però vediamo dove ci mettiamo con la bianca. Che sofferenza. È stata una giornata, ragazzi. Pensa domani mattina. Vabbè, ma sai, terminano in 4 italiani. È solo una sofferenza tecnica. Esatto. Traversino di prima per Dieguez, se lo fa largo.
visto che siete 2500, domani mattina vi aspettiamo alle 10 per Rizzo quarta, tra l'altro, quindi, visto che siete 3000 vi aspettiamo domani abbiamo Rizzo quarta. Quarta alle 10 del mattino. Così per incominciare. Ti è garbata come notizia? Sì, non lo sapevo ancora. Guarda, ti ho strappato un sorriso. Sì. E qui. E qui al volo? Quello che farebbe lui o quello che farei io? Io vado al volo. Oddio, la garuffa è lì su una 20 perché ha un paio di palle dentro l'acchito del pallino, però c'è anche possibilità di bisogna tenerla quasi dentro ai birilli. L'angolo di discesa non è bellissimo, non è bruttissimo, è via di mezzo. Ma che bravo Natalino! Due punti! Che bravo Natalino! Che garuffa ha tirato fuori a quest'ora. 45 Natalino, 37 di Eghez. E adesso la candela importante, impegnativa, ce l'ha Dieguez. Non è un angolo ideale, giocato senza taglio per fare la messa bruttissima tipo quella che ha fatto prima scorsa, però può essere una possibilità di rientro. La prende molto bene, la prende due molto punti. Bene l'argentino, due punti e difende. Però, come si era detto, non aveva la possibilità che aveva prima scorsa. Tanto alla spicciolata stanno continuando a rientrare delle persone per gustarsi la fase finale di questo quarto. Tre sponde di calcio per Scorza, batte a 45. Si leva dalla steola anche l'arbitro signore. Sullo stretto, vediamo la forza. Lunga. Sfila lunga. È lunga. Giro per Dieguez. Giro da chiudere appena, vediamo se giocherà ad andare verso l'angolo di destra del tavolo, in alto a sinistra nelle immagini, a ingaruffare leggermente. Questa c'è. 6 e 3-9. Boato dei giocatori argentini per Dieguez che si porta avanti. 11, 50-45, messo la freccia all'argentino. Penso esca il filotto. Sì. Non è una bella situazione. No. Vediamo dove attacca. No, gioca. Brutta anche di sponda, fate quello lì. A girare ti metti vicino al pallino e non è un'ideona. Come sta attaccando? Gioca filotto. Anche lo striscione la gioca magnificamente. Dai, vediamo, dai, se gliela tiene, dai, dritta. Dai, tiene dritta. Solo 6 punti. Però vediamo se risale sotto. Una conduzione meravigliosa, Natalino, delle biglie. Ritorniamo avanti di 1. 51-50. Che palla, Natalino. Che cuore.
presenza di Jacob sull'altra camera. No? Non si sente. Dieguez. Garuffa a prendere il pelo per difendere. Questa è la difesa. La difesa anche bene, vista anche la posizione del pallino. La Garuffa c'è. Dici, eh? Sì, sì. Sì, il pallino all'altezza tra il primo e il secondo diamante. Ma viaggia molto bene, però viene un po' più nel centro. Lascia la candela, però. Caro socio in tasca, questa non ci si poteva mettere. È già una nota di merito aver preso così, aver difeso. La forza è bella e la direzione pure. Però non ci va il birillo, eh? Abbiamo le tre sponde. Pensavo di non avere neanche le tre sponde, guarda. Non va, eh? Anche la bricolla, se non ci va il birillo, ce l'hai più di fronte la battuta, eh? Ho detto troppo presto? Non ci va. Soltanto che la bricolla. La bricolla, gioca le tre, dai. Ce l'ha la bricolla? Vabbè. Adesso appena mi viene la vista. La vista. No, ora la biglia bianca è abbastanza sotto, eh. Infatti avete visto l'arbitro. Ce l'ha provato il lomino, quindi è quasi tutta sotto la bianca. Quindi. No, secondo me alle tre, Gianluca, dai. Le tre ci sono sicuramente. Ha solo le tre, volevo dire. Almeno non ha la bricolla. Se ce l'ha agevole la deve battere, se non ce l'ha agevole. Invece hai ragione tu. Ragione in parte, nel senso che qua me la deve un po' curvare, però. E questa va presa piena. Questa va presa piena. Attenzione. Ma però dai. Quanto gli diciamo, manca? Mancano 8. Pensavo di rimanere più a traversino, capito? Traversino di prima e 4 però ce l'ha. 4 dalla corta. No, signori, lì non vediamo niente. Mettiti da un'altra parte perché fai steo da commentatori. Chiaramente però l'arbitro deve rimanere lì perché... Sì, ma gioca traversino di prima e pallino da 4. No, ha giocato steola, pallino da 3. Ma l'ha fatta? Boh. Non ne ho idea, ti piace come... Non ne ho idea, è una risposta perfetta. Mi hai agganciato la cuffia. Da questa telecamera... Boh. Soprattutto perché 10 poi... Lui si è messo a 55. Quindi punteggio brutto ma non drammatico. Teniamoci un po' seduti, va? Sì. Rialziamoci 9 a chiudere, subito, 9 a chiudere per Natalino Scorza.
4 ci sono. No, la sua va verso il castello. No. Peccato davvero. Bravo Dieghes, ma peccato. Peccato per Natalino. Il sogno di mettere 4 giocatori nei primi 4 del campionato del mondo. Sediamoci, Nico, per salutare. Che giornata, socio. Mamma mia. Che giornata, che sofferenza, socio. Peccato sì. Per Natalino, perché aveva lottato con le unghie e con i denti per arrivare in semifinale, prendersi l'ultimo posto per approdare le semifinali. E allora domani gli incontri saranno nella parte alta del tabellone, in diretta su Billiard Channel alle ore 10, quarta Rizzo alle ore, no, non diciamo l'orario, vi aggiorniamo domani mattina nella diretta. L'altra semifinale, insomma, sarà quella tra Marchioretto e Dieghez. La finale in diretta sulla Rai 18:30, quindi Rai Sport, canale 58. Che dire, socio, una giornata intensissima. Noi siamo molto stanchi ma contenti. Potevamo essere più contenti perché sì, siamo andati a un passo al cappotto del podio, come era successo a Pistoia 2019. Comunque un mondiale positivo, e faccio i miei personalissimi complimenti a Severino Marchioretto, che il suo sogno va avanti e sul podio Marchioretto c'è assolutamente. Noi vi diamo la buonanotte, vi ringraziamo di essere stati una valanga, anche con delle riprese che chiaramente non potevano essere diverse da quelle che vi abbiamo proposto. A nome di tutto lo staff di Billiard Channel, da Mirko Bianchi, Fabian Hartle, Tom Ruban, la nostra Valentina Spada e da questi due ragazzacci, ancora tante grazie, buonanotte e ci vediamo domani alle 10. Alle 10 domani si entra nella storia, ma un po' nella storia ci si è già entrati oggi. Buonanotte a tutti.